affidata ad un'infinità di clienti e poi è brava, intelligente. So. Ah, sa. E so. Sa. Giovanotto, bisogna che la finisci. Oh. Se no Dio mi manda fine domani mattina. Io so, tu sai, basta, no? Dunque, volevo dirti che se qualche mattina tu a bottega c'hai molti clienti, c'hai da fare, mandami lui a fare la barba che è per me lì stessa. Non ho capito bene. Se qualche mattina tu a bottega c'hai molta gente, c'hai da fare, mandami lui a fare la barba che è per me lì stesso. Aldo. E io ve lo mando domani mattina. E allora? Signor Barone, le dispiacerebbe se gliela facessi con le gilette? No, anzi, le precauzioni non sono mai di troppo. Giovanotto, sì? Una persona mi ha detto che lei è molto bravo. Una persona? Oh già. È vero? Non lo so, a volte sono cose che si dicono. No. La persona che lo ha detto, lo dice, ed è disposta a dimostrarlo tangibilmente. È disposta a tutto. Santa creatura. Sa, quando si parla di quattrini... No, le giuro che sino all'altro giorno non ne sapevo niente. Sì, la credo. Rada. Scusi? Ho detto rada. Sì. Oh. Vedo però che da qualche giorno qualche cosa è trapelata. Sa com'è? Si capisce, 10 milioni non sono mica dei bruscolini. A me ha detto che erano 5. No, 20, sono 20. E i 20 di 2, quanto fanno? Fanno 10. 10? 10 nel 20 ci sta una, due volte. Sì, certo. Oddio, ci potrebbe anche stare una volta solo, ma allora dovrebbero essere 10. Ci mancherebbe altro. Ecco, appunto, dico. Più l'appartamentino affittato, eh? L'appartamentino? Beh, questa è l'ultima cosa. È quello che dico io, gli inquilini. Allora gliela faccio col rasoio. Bravo ragazzo, così mi piace. Coraggio, audacia, nella vita ci vuole l'uno e l'altro. Audax, fortuna, Juventus. Tutto sta che ce l'abbia lei. La fortuna? No, il coraggio. Ah, beh. Senta, è la prima volta che mi capita. Io sono nuovo di queste cose. Penso che ci voglia anche il consenso suo, no? Suo di lei? Suo di lei. Di lei va? Di lei lui? Di lei tu? Come si dice? Di me? È un po' duretto, no, non avevo capito. Io da parte mia, il mio l'ho già dato e con piacere. Signor Barone, io... Mi scusi, la gola. Oh. Non so come ringraziarla. Io non so che cosa dirle. Guardi, per lei sarei disposto anche a rinunciare al gioco del calcio. Allora siamo fitti. Proprio adesso. E ci mancherebbe altro. Lei deve insistere. Io devo insistere. Insista! Come vuole lei. Mi raccomando, io vorrei che la cosa fosse mantenuta, almeno per un po', segreta. Sono un gentiluomo. Acqua in bocca, si ricordi, acqua in bocca. Tra uomini di mondo. Il baffo... Ecco, io ho finito. Bravo. Vuole che le faccia un massaggino, un pochino di pressione, un pochino di pomatina? No. No, ma già non ne dà abbastanza. Ecco. Il sapone... Ecco, il signor Barone è servito. Bravo. Il rasoio, scusi. E adesso dove va Giovanotto, a bottega? No, adesso devo correre allo stadio, c'ho l'allenamento. Ah, già, è vero, l'allenamento. Mi ero dimenticato. Vada, si alleni. E si ricordi, il suo motto è pane e allenamento. E non dorma sugli allori. Ma chi dorme adesso? Come non dorme? Ma lei lo sa che chi non dorme non piglia pesci. Cioè, piglia i pesci ma dorme. Ma che scherziamo? Uno sportivo deve dormire perlomeno 8 ore di seguito al giorno. Arrivederla. Arrivederla. Lasci fare. È piacere averla conosciuta. Adesso posso dire che veramente l'ho conosciuta. Vada. Grazie. E si attenda alle sue gambe. Perché da oggi in poi quelle gambe sono d'oro. Arrivederla. Vada. Sono gambe d'oro. Oddio, non è tutt'oro quello che luce, ma insomma. Signor Barone. Che c'è? Per quella partita di uva passita. Ma quale partita è partita?